Santa Maria Capua Vetere. Abbiamo il piacere di incontrare il candidato sindaco, l'avvocato Elio Sticco, che è stato presidente del Consiglio dell'Ordine per alcuni anni, diciamo così, e devo dire la verità, io posso dire di averlo sempre votato, ogni volta che si è candidato, insomma almeno negli ultimi 20 anni, 30 anni, non lo so, però ricordo di averlo votato, sempre. E quindi adesso però purtroppo io come tanti colleghi non potremo votarlo, quelli che ovviamente non risiedono a Santa Maria Capua Vetere. Ma siccome noi a Carino abbiamo la vice sindaca più giovane d'Italia, ho pensato di venire qui a Santa Maria Capua Vetere per sentire quello che è il probabile sindaco più giovane d'Italia, l'avvocato Elio Sticco. Avvocato, come le è venuto in mente, presidente anzi, perché per me lei resterà sempre presidente, come le è venuto in mente di candidarsi a sindaco a Santa Maria Capua Vetere? Per me la risposta è facile. Il mio programma è stato costruito sulla storia antica e sulla storia risorgimentale di Santa Maria Capua Vetere. Quindi era necessario che ci stesse un operatore che è figlio di questa storia, è un figlio che vive e combatte per questa Santa Maria Capua Vetere e per la città di Santa Maria Capua Vetere. Sono un sammaritano puro, ritengo che non si possa criticare, sulla mia onestà non si può dire nulla, sulla mia energia ugualmente mi sono conosciuto, ho solamente realizzato sia come presidente dell'ordine, perché il nostro ordine era il primo d'Italia quando ero presidente, ho realizzato da presidente una fondazione la quale tratta della formazione di forense, per cui ritenevo che tutti i sindaci avrebbero dovuto dare il risalto a questa fondazione per fare una scuola di campo nazionale, cioè una scuola di rango nazionale, perché manca una scuola forense che sia di 40 anni di storia e che tenga una struttura che è la più moderna ancora dopo 10 anni e si sta all'avanguardia della modernità. E sempre rimane il fiore all'occhiello, credo, il Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere, questa fondazione che rimarrà nella storia, come del resto nella storia, e anche lei presidente. Ma io volevo sapere come mai ha chiamato questa lista lo specchio. L'idea è venuta dal fatto che bisognava specchiarsi in questo nello specchio, sia per vedere Santa Maria Capua Vetere, sia per vedere i candidati per Santa Maria Capua Vetere. Normalmente, quanti avvocati stanno nella sua lista? Sono 21. No, 21 i candidati, ma gli avvocati quanti sono? Gli avvocati? Nella sua lista? Sono tre avvocati. Perfetto, vai avanti. Quindi per spiegare, sì, il motto è non ci votate, ma guardate lo specchio. Guardate sia i personaggi che si presentano, sia la città, le condizioni come sta. Basta guardare questo per dire che è indovinatissima il simbolo che abbiamo posto come simbolo della nostra lista. Sarebbe bello se in tutta Italia facessero così, se guardassero un po' lo specchio tutti. Mi hanno chiesto a altri comuni di poter utilizzare il mio simbolo per una rivolta, quella che noi abbiamo chiamato la rivolta, la rivoluzione samaritana. Vedete che tengo. Presidente, vuol fare un ultimo appello agli elettori per votarla. Perché votare lei e non gli altri candidati sindaci, secondo lei? Per la verità, non votare me. Io mi sono offerto e ho già vinto la mia battaglia. Ho avuto il coraggio di farlo e quindi io sono già soddisfatto. Adesso il problema è degli elettori. Gli elettori hanno sempre sbagliato. Io ho detto che errare è umano mesto, perseverare è diabolico. Per cui potranno ancora sbagliare, ma naturalmente io ho fatto la mia offerta, quindi l'errore o sbaglio, l'errore. Cioè gli hai dato una possibilità. L'ho data, adesso tocca a loro, passa agli elettori la parola. Grazie Presidente, in bocca al lupo da Carino Lanet e da me, e credo anche da parte di tutti gli avvocati che le vogliono bene.